Allora, sono qua in SolidWorks, è appena finito SolidWorks Mania 2021, questo era il pezzo, proviamo a farlo, ok? Proviamo a farlo, con più calma. Adesso vado sul piano frontale, innanzitutto cambiamo materiale, mettiamo acciaio carbonio semplice, ok? Andiamo sul piano frontale, ok? Provo a farlo così, si poteva fare in modo diverso, proviamo a fare così. Vado con una linea dritta e qua e qui non ho la quota, dunque la metto per adesso a casa, a caso, vado qui e vado a farmi un cerchio. Questo cerchio qua è 75 e dunque vado a mettere 75. Poi clicco, ok, vado così, è 75, giusto? Sì. Vado così e vado qua. Questo cerchio è 12. Giusto? Sì, 12 col diametro 14 di foro, 12 e faccio 12. Poi vado così, clicco qua a caso, torno indietro, vado, questo qui posso, lascio qua che dopo lo farò, vabbè, mettiamolo 75, va bene, 75, devo lasciarlo e poi vado a fare qua e vado dritto, ok? Questo deve essere di questo. E questo è uguale, uguale. Ok, se voglio, vabbè, a questo punto so che quello è 40, vado a quotare dal 100, sì, vediamo da qui è meglio, a qui, e vado a mettere che è 40. 40, ok. A questo punto metto questo, control questo, uguale, ok, mi manca qualcosa, mi manca che questo è verticale, ok. Questo qui cos'è che mi manca? Mi manca qualcos'altro, anche che anche l'altro è 80, dunque metterò che anche questo è, vabbè che posso mettere una distanza, ma sarà 40 anche questo qua, invio. Ok, dunque ho tutto, 40, 40, spero di aver fatto giusto, 75 e così via, vado a fare anche già che ci sono il foro e vado a prendere. Qui è il centro, ok, e vado a mettere che è 14, 14. Ok, qua mi dice, se vado bene, mi dice che devo andare su di 20, dunque vado, funzione, taglio estruso e vado su di 20, ok. A questo punto vado in ripetizione circolare, ok, clicco, mi sposto qua. Prendo quest'asse, prendo questo, però non riesco. Ok, vediamo se riesco. Seleziono qua, se no, e vado a ripetizione circolare. 4 caratteristiche facce, prendo tutto, potevo anche prenderla e vado e ho qua. Qua a questo punto quasi quasi, allora qui poi c'è questo. C'è questa qui. A questo punto io potrei fare da qui, ok, vado a costruire da qui, vado a mettermi il cerchio di 60, che è quello esterno, 60, giusto? Andiamo a vedere se è giusto. 60 è questo qui. E dunque poi vado a fare funzioni estrusione 60 60, giusto perché la quota è qua. Però facciamo in cose perché va così. Ok. A questo punto mi conviene lì, come si può dire, io potrei a questo punto andare a fare la rivoluzione perché questo qui 60 5 5 e va bene. Allora adesso io cosa posso fare? Vado a fare questa qui, mi rifaccio anche quella là e dunque mi rimetto qui, vado e vado a fare questa qui da qui e vado a fare qua 50, giusto? 50. Ok, e vado a fare funzione taglio estruso passante. Ok. Qui io posso andare a svuotare. Ok.
Però a questo punto, visto che era fatto qui, questo mi va a svuotare anche qua, però non dovrebbe, perché io ho 10, proviamo, il 10 non dovrebbe riuscire, dunque vado a svuotare qui. Sì, giusto. Dunque vado a svuotare, vado a prendere lo svuota dove ce l'ho, svuota, ok, e faccio 5. 5 questa faccia qui. Ok. A questo punto è giusto, perché questo qua, essendo meno di 5, se andiamo a fare la cosa, lui non ha, come si dice, non ha svuotato, e siamo giusti. Ok, a questo punto io potrei già fare i raccordi qua sotto, e dunque posso andare a fare i raccordi, e dunque vado a raccordare, vado a mettere 3, ok, faccia, ok, e ci sono, andiamo a vedere sotto, però ci sono anche questi, dunque devo stare attento che ci sono anche questi, e schiaccio qua. Vabbè, potevo schiacciare anche là. Ok, e schiaccio. E dunque andiamo a metterli rossi, che così vediamo meglio che abbiamo. Ok. E per adesso ci siamo. Dunque la parte sotto penso che l'abbiamo fatta giusta. Ok. Adesso andiamo a fare questa parte qua. Ok, questa parte qua che ce l'abbiamo. E poi andiamo a fare dopo il taglio, ok? E andremo anche a raccordare, A questo punto dov'è? Eccolo qui, è qui col B, ed è a una distanza di 42. 40, B dov'è? B, è qua. Ok, dunque io mi metto su un piano, posso mettermi qualsiasi, dunque metto questo qui, mi metto qui. Vado così, ok, e vado, posso andare o a disegnarmi un cerchio o comincio ad andare così, vado, torno indietro, vado così, ok, e vado qua in questa direzione, ok, e poi vado su. Ok, questo qua e questo sono uguali, ok. Li mettiamo uguali, andiamo a mettere che questo da qui a qui abbiamo detto che è 42, andiamo a vedere 42, sì, ok, e poi abbiamo detto che questo da qui a questo punto è 36, è 36, 36 me lo dice lì, ok, 36, e l'angolo è, avevo già il coso, R12. 12, ok. Ok, io devo aver sbagliato qualcosa, perché R36 42, questo qua, devo mettere il R12, infatti ho sbagliato, no, l'R12 è giusto, 42 e 60. Cos'è che ho sbagliato? Andiamo a vedere. Perché mi viene R12 o diametro 12? No, R12. R12, scusa un attimo, io ci sono qui. Vediamo se questo l'avevo fatto giusto. Questo è 20. Ok, e da qui a qui abbiamo 50, ho fatto, caspita. dovevo fare 60. Eccolo qua, 60, ho sbagliato. Vabbè, difatti si vede. Allora vado qui, ho fatto 60, non tornavano i conti. Questo qua vado a mettere l'angolo di 30. 30, ok, 30. E questo lo metterò qui. E così ho fatto. Il foro non lo faccio, perché qui poi c'era, bisognava stare attenti che c'erano tre fori differenti, c'era anche il lamato, e dunque era un po' un casino. Dunque lo faccio dopo, vado qua, piano intermedio, e vado a mettere 36. Ok. Naturalmente lì mi rompe le scatole, mi rompe le scatole. Allora, se non voglio tagliare, intanto potevo anche tagliare dopo, però qui, invece di andare qua, io potevo andare
un po' più giù, ok, potevo andare se non troppo, perché alla fine dovevo fare, vedere se andare così e così, no, torno indietro, ho sbagliato. Vabbè, potevo andare a tagliare, però potevo anche fare qua e vado a fare il perforato. Non me lo prende, maledetto. Non me lo prende perché... ok, perché non può andare perforato. E allora l'altra era, se no, al di là che ho questa rumba che mi rompe le scatole, vado a tirare una riga. Vado a tirare una riga costruttiva. Se no, era, vado a fare quello lì. E lo vado a mettere e vado a tagliarlo naturalmente perforato. A questo punto metto questo contro questo col lineare e dovrebbe funzionare perfettamente. Funziona, se non vorrei, però a mio avviso era uscire di là e poi vado a tagliare, perché poi tagliare era comodo, perché se no non mi rompeva un po' le scatole. Dunque vado a funzione, cieco piano intermedio 36. Ok, siamo giusti, dovremmo essere giusti. A questo punto adesso io mi metto e vado a tagliare dall'alto. Ok, vado a tagliare dall'alto perché è tutto tagliato. Ok, mi metto qua, vado a fare schizzo nuovo. Ok, vado a prendere, posso prendere, no, è meglio prendere questo. Ok, vado a fare così. Vado a mettere questo che va a 3. Ok. 3, questo vado a prendere questo contro questo piano intermedio e questo potevo lasciarlo così, io eccolo qua, se no lo faccio così, vado funzione, taglio estruso, cieco passante. Ok, però prima di fare il passante qua è meglio andare a fare i raccordi, perché se no rompono le scatole, perché i raccordi sono un po' particolari e dunque devo andare a fare raccordo di 3, vado a raccordare anche questo, ok, e vado a raccordare questo qui, tac, vediamo se me lo prende, e non mi prende quello lì, perché andiamo a cancellare, cancellare, era 3, eh? Sì, perfetto, andiamo a cancellare 3. Perché mi prende così? Uff, ho fatto un errore. Perché questo? Eccolo lì perché c'è questo problema qua. Ed ecco perché era meglio andare a tagliare. Vabbè, in questo caso qui posso anche fare così. Andiamo a fare questo, cancella, cancella e patch. E vado a fare contro, cancella e patch. Cancella e pace, sono a posto. Ok, adesso vado a fare eccolo lì. Bisogna sempre stare attenti, ma comunque uno poteva andare poi tagliare, quello lì non ce l'aveva, non aveva quel problema lì. Ok, vado qua, vado così, vado qui e vado anche qui. Ok, e questi sono, dovrebbero essere quelli sufficienti. Se non erro, sufficienti, ok, sufficienti. Dunque vado a calcolare, vado a mettere qui, vado a mettermi rosso, ok. Ok, dovrebbero esserci tutti, ah no, mi manca questi, ed lì qua, anche questi qua, ok, e ci dovrebbe essere tutto, ok. Mi metto qui e qua. Bisogna stare attenti perché, da come capisco io, è un diametro 15, profondo 8 e poi arrivi fino al taglio lì. Allora, io farei nuovo schizzo, ci sono già, vado, busso per andare a prendere e faccio qua e faccio 15. Poi vado in funzione, taglio estruso e metto 8. Mi riprendo qui, vado qui. Vado a prendere busso, ok, mi risponde e vado a mettere, così era 9, 9, ok,
e qua vado a fare funzione taglio estruso fino al successivo. Fino al successivo, ok, ecco perché devo tagliarlo prima, devo tagliarlo, ok, dunque lascio qua, lascio questo, mi sono dimenticato di fare, e vado a fare prima il taglio, ok? Adesso lo riprendo, vado a fare questo e vado, però è lì e dunque mi devo portare lo schizzo qua. Ok, vado lì, ok, e vado adesso a fare funzione taglio estruso fino al successivo. Ok, adesso mi metto qui, questo qui a mio avviso. Potevo, senza andare a creare il foro, è un 7 passante, ok, e dunque vado a mettere senza creazione guidata fuori, vado semplicemente a mettere qua, clicco qua, esco e metto 7. Ok, a questo punto faccio funzione come l'altro, taglio estruso, cieco fino al successivo. Ok. Sì, fino al successivo, va bene. Ok, cos'è che ci dovrebbe essere tutto? Ho messo tutto? Sì, dovrebbe essere tutto perché qui adesso diamogli un'occhiata, ok, diamogli un'occhiata e vediamo che da qui è uguale, aspettiamo che metto qua così, dovrebbe essere uguale. Andiamo a mettere così, mi sembra uguale questo qui così, andiamo a vedere un attimino qua sopra ho i raccordi, qua ce li ho, dunque dovrebbe essere tutto giusto, andiamo a valutare, valuta, vado qua, io ce l'ho qua, proprietà di massa, 984,58, dovrebbe essere giusto, dovrebbe essere giusto. Adesso vado a invece a usare simulation, però è meglio vediamo adesso ce l'ho sull'altro video comunque allora vado a usare simulation e il carico era dunque vado su simulation nuovo studio analisi statica ok. Questo qui, il primo vincolo, geometria fissa, era su questi, dunque 1, 2, 3, 4 e ok. E poi avevo la forza era in questa direzione qua, su questa superficie tonda. Dunque, la forza, carichi esterni, forza. La superficie era questa, direzione selezionata, però io avrei preso questa qui. Ok, e vado a questo in direzione contraria e metto 10.000 newton 1000. Ok, adesso faccio andare, esegui. Ok, e io qua mi viene fuori 300, 3,1388. Con l'altro mi era venuto fuori diverso, mi era venuto fuori un 3 qualcosina, un 3,4. Sinceramente non so perché il peso è uguale, la forza l'ho indicata lì. Ok, e comunque è attorno a 3, 3,13, chissà perché, però il peso è proprio giusto, dovrebbe essere giusto, ecco 984,58, andiamo a ricontrollarlo, dunque qua dovrebbe essere attorno a 3, 3,13, andiamo a modello, valutare. Proprietà 984,5. Dovrebbe essere giusto, almeno a me sembrano che tutte le quote siano giuste. Vabbè, andiamo a ricontrollarlo un attimo. E qua è giusto così. Il taglio va proprio tagliato tutto. Di fatto, di qua si vede. Ok, e poi il carico era giusto.
di analisi statica, io ho il carico verso di là e i due fissi, i quattro fissi, dunque sono, dovrei essere a posto. Poi qua la superficie, andiamo a vedere la sezione, eh sì. Sì, dovrebbe essere giusto se io vado a sezionare. Vediamo, eccomi lì. Sezionare, vabbè, lì poi aveva sezionato naturalmente, così. Sì, vabbè, dunque, spero di essere stato utile, dovrebbe essere giusto, ci vediamo alla prossima, arrivederci.